Buonasera, 18:30 in diretta il nostro incontro con la CIS, come ogni mercoledì con noi c'è Vincenzo Vita. Buonasera. buonasera. Buonasera Vita, questa sera parliamo di modelli 7:30. Modelli... Siamo in piena attività. Siamo, siamo in piena attività, come al solito c'è spazio per le vostre domande da casa. Il numero lo vedete in sovrimpressione, 0248010921. Per chiamare, per qualsiasi domanda appunto sull'argomento. allora eh, partiamo appunto dalle scadenze del 7:30, Quest'anno quali sono? Allora, le scadenze sono rimaste sostanzialmente immutate, quindi quella naturale per quanto riguarda i CAF eh, lavoratori come il nostro, quello della CIRL, è fissata al 31 di maggio. C'è da aggiungere che. Qualche giorno in più uh, verrà utilizzato per quanto riguarda il mese di giugno per far fronte a eventuali richieste che dovessero giungere anche all'ultimo momento. Però siamo già uh, a pieni motori, abbiamo avviato la macchina dell'assistenza fiscale in tutte le nostre sedi della, della CIL. E, e quindi i contribuenti potranno richiederci l'assistenza contattandoci ai numeri di telefono oppure anche attraverso il nostro sito internet. Ricordiamo a chi è dedicato il 730, chi eh, deve presentarlo, chi può presentarlo? Beh, il 730 è un modello dichiarativo che può essere utilizzato dai contribuenti che hanno eh, obbligo di dichiarazione dei redditi, la legge individua nei soggetti che ha determinato. I calcoli risultano a debito di imposta rispetto alla propria situazione tributaria e in chi ne ha un vantaggio, ovviamente è chiaro che eh, l'aspetto debitorio dipende dalla tipologia di reddito e quindi, so, ad esempio... Potremmo immaginare il caso di soggetti che oltre ad avere reddito da lavoro dipendente percepiscono anche redditi derivanti dall'affitto di immobili concessi in locazione, non a cedolare secche, quindi a tassazione ordinaria, che questi soggetti devono cumulare i propri redditi e in genere si genera all'interno della dichiarazione una situazione di tipo debitoria. Allora, ricordiamo che il modello 730 eh, può essere scaricato dal sito eh, agenziaentrate.gov.it. Questo è eh, appunto un'informazione importante per avere il modello poi eh, da compilare. Ci sono delle novità normative? Eh, è cambiato qualcosa quest'anno rispetto a quello che si può eh, poi eh, Sì, scaricare. le novità per la verità sono, sono veramente poche perché ogni anno ne aggiungono. Di nuove però sono significative e sono articolate in modo complesso. Quindi consigliamo vivamente ai nostri contribuenti di recarsi presso le nostre sedi per chiedere assistenze. Riguardano in particolare la prima, l'ampliamento della platea è una novità interessantissima, promossa anche e soprattutto dal CAF della Cirli che si è fatta. Promotrice di questa iniziativa di allargamento dei soggetti che potessero presentare il modello 730. Spieghiamolo. In origine il modello 730 poteva essere presentato solo da quei soggetti che avevano. Un cosiddetto sostituto d'imposta, quindi un datore di lavoro oppure un ente pensionistico. Da quest'anno la dichiarazione con il modello 730 può essere presentata anche da chi non ha un sostituto d'imposta, purché abbia redditi dichiarabili all'interno del 730, quindi redditi di da lavoro dipendente, quindi anche chi si è ritrovato in una situazione difficile di aver perso il posto cioè, di lavoro. Oppure può... una misura importante che va verso un aiuto, un aiuto alle persone in, il lavoro in difficoltà. si è trovato senza un rapporto di lavoro subordinato. Quindi può utilizzare il modello 730, presentando eh, questo modello dichiarativo casi particolari, il rimborso anziché erogarlo il sostituto d'imposto o l'ente pensionistico, lo erogerà direttamente l'agenzia delle entrate. Quindi eh, anche questi soggetti possono cogliere i vantaggi del modello eh, semplificato. Qualche novità eh, riguardo alle detrazioni per carichi di famiglia, qualche lieve miglioramento? Sì, però il miglioramento più che, riguarderà più che altro eh, la situazione attuale, quindi c'è stato una, un leggero innalzamento delle detrazioni, però eh, quella importante arriverà a, a giorni e quindi la ritroveranno sulle buste paghi lavoratori. Quando parlano dei famosi 80 euro, 80 euro eh, è un intervento che incide eh, nell'ambito delle detrazioni perché le aliquote rimangono immutate, quindi è all'interno di quella componente che ritroveremo il vantaggio diciamo che poi oggi sugli 80 euro c'è stata anche la conferma mh, con il documento di economia e finanza varato certo. eh, dal governo quindi sì. questi 80 euro eh, in busta paga per la parte significativa sì c'è stato un innalzamento della de detrazione teorica anche per familiari e cariche che eh, potranno eh, essere godute già eh, dalla dichiarazione di quest'anno Andiamo a vedere invece nello specifico per quanto riguarda eh, gli edifici e il risparmio energetico, che sono due dei temi che interessano molto ehm, chi ci ascolta a casa, eh, soprattutto sul tema appunto del risparmio energetico, ma anche della casa. Cosa, cosa cambia, cosa si può detrarre? Beh, è rimasta eh, diciamo. Uh, in vigore l'agevolazione uh, dal, dal 55 al 65%, quindi per chi fa interventi uh, di eh, miglioramento del risparmio energetico potrà godere di questa detrazione importantissima che quindi significa che se uno spende 10.000 euro ne porta a casa 6.500 eh, articolato su 10 annualità e quindi un vantaggio importantissimo. Eh, precisiamo che gli interventi devono essere effettuati su patrimonio edilizio esistente, quindi è necessario che l'edificio esista e non vale quindi per le nuove costruzioni. Siamo in tempo di salone del mobile, allora ricordiamo anche sui mobili... La detrazione cioè sui mobili, sì, sì. su agli arredi relativi agli immobili che sono stati oggetti di ristrutturazione edilizia, però qui c'è da aggiungere che l'intervento... Uh, deve essere stato effettuato sull'immobile, deve essere un intervento di ristrutturazione inteso come tale, l'agenzia l'ha precisato, quindi un intervento di manutenzione ordinario la sostituzione ad esempio uh, dello scaldabagno non, può, uh, non consente uh, di uh, ottenere l'agevolazione anche per l'acquisto di immobili. E l'agevolazione è fissata nella misura di uh, 10.000 euro. Sono due gli argomenti che vedete nel titolo, ci spostiamo per un attimo allora sui modelli RED. Cerchiamo di capire cosa sono e come vanno compilati. Ecco, I modelli RED riguardano milioni di pensionati che annualmente sono chiamati dall'INPS a certificare la propria situazione reddituale e questo gli viene chiesto in quanto sono percettori di prestazioni aggiuntive legate al reddito. Quindi, Dalle notizie che si sono... leggono c'è stato un assalto ai patronati. C'è stato uno, più che ai patronati, ai CAF, perché ci occupiamo noi di acquisire questa patronati. certificazione. E c'è da aggiungere che l'INPS al momento non ha inviato ai pensionati la consueta certificazione o invito uh, su supporto cartaceo e per quanto riguarda i nostri assistiti vi abbiamo provveduto noi direttamente, quindi i pensionati interessati a questa rilevazione sono stati invitati attraverso le nostre comunicazioni epistolari a recarsi presso le nostre sede. Per la presentazione del consueto modello di certificazione RED. Questo è un documento attraverso il quale l'Inps acquisisce se il pensionato, oltre ad avere la propria pensione, percepisce altri redditi eh, non dichiarabili. ad esempio all'interno della dichiarazione dei redditi, la scadenza è stata posticipata sì. eh, di quattro mesi. Sì, sì è stata mesi. Questo per di dare all'Inps un po' più di tempo. Sì, per dare all'INPS un po' più di tema, ma soprattutto ai pensionati, anche perché poi come è avvenuto già nel corso degli anni, non tutti rispondono tempestivamente a questi inviti e i ritardatari sono sempre tanti e le scadenze poi nel tempo sono state comunque spostate. Qualche protesta anche sulle lettere che l'INPS ha inviato che sono state inviate a casa per, per i modelli RED. Eh, ci sono molte lamentele sul funzionamento dell'IMS, sia sui modelli RED, sia eh, abbiamo visto anche dal punto di vista previdenziale eh, i modelli legati ai pensionati, sembra che la macchina si sia inceppata, che eh, non stia funzionando. Addirittura ci chiamano i telespettatori per dirci che... Eh, Aspettano da mesi questi modelli e non hanno ancora ricevuto eh, risposta. C'è un problema legato proprio alla burocrazia IMPS e come sta girando anche queste innovazioni digitali? Ehm... È che il passaggio eh, all'era digitale l'Inps l'ha già fatto, e eh, l'ha già fatto eh, non inviando più ad esempio eh, i modelli CUD ai pensionati a casa in quanto lo stesso può essere eh, prelevato attraverso il proprio sito internet. Aggiungiamo, noi in eh, questa iniziativa dell'Inps che è tesa ad ottenere dei risparmi, abbiamo dato la nostra piena disponibilità a tutti i pensionati che si sono recati presso i nostri uffici ad acquisire il relativo CUD e a rilasciarglielo per eh, le necessità eh, che il pensionato può avere, che siano dichiarativo oppure... Eh, come documentazione da tenere in proprio agli atti, quindi eh, è stata una scelta che è stata fatta in funzione eh, della famosa spending review, è partito con il provvedimento eh, del eh, governo Monti per arrivare oggi a un passaggio successivo dove eh, si sta cercando di limitare eh, l'utilizzo eh, della carta per eh, affrontare le questioni magari con soluzioni alternative. Certo, non siamo forse ancora del tutto pronti perché l'assalto che abbiamo riscontrato presso le nostre sedi di pensionati che chiedono il rilascio della certificazione CUD è abbastanza consistente. Prima di andare in pubblicità ricordiamo chi deve eh, compilare il modello RED perché è dedicato solo a quattro tipologie. Sì, sono comunque eh, soggetti che percepiscono prestazioni aggiuntive alla pensione ordinaria eh, legato al reddito, quindi ad esempio chi possiede la reversibilità che eh, è legato al reddito della, abbiamo la reversibilità, del pensionato, i trattamenti di famiglia, poi di... leggo le maggiorazioni sugli assegni sociali e le pensioni integrate al minimo. Quindi, queste sono le... le tipologie principali per cui viene chiesta la certificazione red. Va ricordato però che risulta esonerato dall'obbligo chiunque abbia già dichiarato tutti i redditi percepiti presentando il modello 730 o il modello unico. Di sì, da alcuni anni è, è stata introdotta questa novità, quindi chi eh, ha, ha solo redditi già dichiarati all'interno del modello 730 con esclusione dei redditi del lavoro eh, autonomo. Uh, non è eh, chiamato a denunciare ulteriori adempimenti, quindi eh, l'acquisizione del dato avviene eh, dall'INPS eh, attraverso direttamente la lettura dell'informazione eh, nell'Agenzia delle Entrate. Ci fermiamo, tre minuti di pubblicità, ritorniamo subito dopo. Di nuovo in diretta, allora riprendiamo la nostra discussione, il tema della serata, le novità legate eh, al 730 che quest'anno eh, potrà essere presentato anche da chi ha perso il lavoro, una novità importante per recuperare da subito eh, i soldi anche per chi non ha più il credito d'imposta e poi i modelli RED dedicati ad alcune eh, particolari categorie. Vi ricordo il numero per chiamare in diretta, 0248010921. E allora riprendiamo il nostro discorso sul 730 e ripartiamo dagli immobili perché una delle novità di eh, questi anni è quella della cedolare secca, quindi l'affitto a canone agevolato. Ehm, non finisce più in aliquota più alta del reddito l'affitto ma eh, viene pagata appunto la cedola di seca che può essere al 21% o al 15%. Qual è la differenza tra i due scaglioni e come funziona? Sì, mh, è chiamata anche tassazione piatta quindi, perché è caratterizzata dal fatto che sono due aliquote ben definite e, e, e sono costanti, quindi non, non sono progressive per scaglioni di reddito come invece l'IRPEF. L'aliquota allora, del 21 si applica ai contratti a canone libero, eh, precisiamo che ovviamente la cedolare può essere applicata esclusivamente agli immobili eh, a uso abitativo, quindi uno che ha affitto un negozio non può eh, chiedere la tassazione in cedolare secca e mentre eh, il 15% che è stato ridotto prima era al 19% eh, dovrebbe passare al 10% tra l'altro questa Aliquota, eh, riguarda eh, i contratti a canone eh, concordato o convenzionato, quindi sono quei contratti eh, standard che vengono stipulati in relazione a degli schemi che sono frutto di un accordo tra comuni, rappresentanti della proprietà e rappresentanti degli inquilini. Questa era una misura che, se non sbaglio, era stata varata addirittura dal governo Monti: eh, se non sbaglio, la cedola all'introduzione e si cercava di evitare il nero attraverso eh, questo meccanismo. Poi però eh, leggevo alcune, anche una sentenza della Corte eh, di Cassazione che è uscita eh, poche settimane fa, poi però eh, spesso l'inquilino non riesce materialmente a dimostrare. Eh, che era in affitto, è, che era affitto in Quindi... la, Corte, la Corte Costituzionale ha considerato eh, illegittimi alcuni passaggi della normativa che ha introdotto un inasprimento fortissimo rispetto alle situazioni di nero ma era anche un po' pericolosa perché la mancata registrazione del contratto d'affitto eh, produceva vantaggio dell'inquilino è la possibilità di ottenere eh, per un certo periodo, un triennio, eh, una riduzione eh, notevole del canone di affitto per legge. Che in Questa componente è stata considerata illegittima, oltre alle sanzioni che sono abbastanza pesanti e quindi significa che adesso probabilmente bisognerà eh, aspettarsi eh, dei cambiamenti dal punto di vista eh, normativo, auspicabili perché la norma era di per sé eh, tesa a evitare il nero, ma così come era stato impostato probabilmente era ehm, estremamente eh, pericolosa e soprattutto si prestava anche a interpretazione eh, non del tutto appropriata, quindi eh, è stata eh, diciamo, considerata illegittima solo in questa componente poi per il resto sì, tra l'altro eh, ci si pone il dubbio su cosa succederà rispetto a quei soggetti che eh, hanno denunciato la presenza di affitti in nero e che quindi hanno goduto di questa eh, agevolazione per eh, il futuro. Probabilmente dovranno ritornare in una situazione eh, ordinaria. La legge è molto dura da quel punto di vista perché poi eh, non ricordo bene eh, la somma, però su un affitto di 1000 euro si andava a pagare. Poi poche centinaia di poche euro centinaia, con, sì. il, con il ricorso, 100-200 euro al mese. Torniamo su 7.30, eh, c'è un vincolo di 4.000 euro sì, legato però, mh, ai crediti. A parte i 4.000, mi fermerei sulla questione delle cedolare, c'è ecco, da aggiungere che eh, sui contratti di affitto eh, c'è stato un inasprimento rispetto alla tassazione ord ordinaria. quindi eh, il reddito che viene sottoposto a tassazione passa dall'85% al 95% quest'anno, quindi eh, è consigliabile per chi eh, ha eh, immobili concessi in affitto di valutare attentamente quest'anno eh, la possibilità di eh, trasferire la tassazione dal binario ordinario a quello straordinario della cedolare secca perché eh, i vantaggi sono aumentati. In Quella fascia ehm... che veniva. A... Tenuta fuori, era tenuta fuori perché venivano considerate come spese eh, di manutenzione? Era una deduzione forfettaria prevista per legge che era attestata da diversi anni nella misura del 15% 100. e da quest'anno è scesa al 5%. Quindi bisogna stare molto attenti perché la differenza tra la tassazione in cedolare e la tassazione ordinaria è proprio... Uh, questa uh, diciamo componente, il fatto che si possono dedurre uh, per un valore del 5 o del 15 per gli anni passati uh, il reddito percepito. Uh, è consigliabile quindi uh, fare una verifica ulteriore di convenienza uh, per uh, scegliere uh, in modo appropriato il regime di tassazione. I nostri uffici sono attrezzati per uh, dare consigli in tal senso. Quindi CAVD CISL per tutte le informazioni una cedola che potrebbe scendere ulteriormente. Per i contratti a canone convenzionata eh, si parla del 10%, quindi vantaggio. Il 10% notevole. a quel punto non registrare il contratto sarebbe veramente eh, poco vantaggioso, ma da tutti i punti di vista, con una tassazione al 10%... Sì, mh, è chiaro che eh, il canone libero consente di determinare l'importo eh, nell'accordo tra le parti, il canone convenzionato è determinato da accordi già presi eh, da soggetti, quindi è eh, in genere un po' più basso, però eh, oggi con questa situazione nuova forse eh, eh, è opportuno valutare attentamente eh, queste soluzioni. Questi canoni convenzionati vengono poi creati per cercare di aiutare eh, magari le fasce più deboli, ad esempio nelle città come Milano dove c'è una grande fame di appartamenti per gli studenti, per eh, anche lavoratori si cerca di certo. eh, di mh, Trovare una soluzione. Ehm, ultimi minuti, ritorniamo sui 4.000 euro perché sono un limite eh, importante, sopra i 4.000 euro eh, si incorre in una verifica. Sì, una novità di quest'anno: nel senso che eh, i contribuenti che eh, produrranno una dichiarazione con un rimborso superiore a 4.000 euro e eh, eh, all'interno della propria dichiarazione sono presenti eh, o familiari a carico quindi detrazione per familiare a carico oppure eccedenze da dichiarazione di anni precedenti, devono superare un ulteriore ostacolo o un ulteriore esame, nel senso che la dichiarazione prima di essere liquidata dovrà essere sottoposta a una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate e nei sei mesi successivi provvederà direttamente l'Agenzia a liquidare la dichiarazione. Quindi per i rimborsi un po' importanti, laddove dovessero essere presenti all'interno della dichiarazione componenti come familiari a carico o eccedenze, eh, è necessario superare questo esame. Se la dichiarazione invece è prodotta eh, esclusivamente dall'esposizione di spese, non vi sono né familiari a carico né eccedenze, ovviamente il rimborso avverrà con il canale ordinario quindi attraverso il sostituto d'imposto con la mensilità di luglio o agosto a seconda se si tratta di pensionato oppure di lavoratore dipendente. Come sta andando nei CAF la situazione, qual è al momento e quali consigli ehm, per chi Beh, è a no. casa e se appunto deve fare la dichiarazione dei redditi? E questo... Generalmente è il periodo poi in cui si iniziano a, si iniziano a compilare, eh, quali consigli appunto da chi vive la realtà di un CAF? Il eh, consiglio è, è di eh, fissare per tempo l'appuntamento presso i nostri centri di assistenza fiscale e di eh, cominciare a mettere eh, ordine sulla documentazione da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi che lo ribadiamo, sono la certificazione CUD che viene rilasciata dal datore di lavoro, per i pensionati non è necessario che si presentino con il CUD in quanto saremo in grado di poterlo acquisire direttamente in sede di elaborazione della dichiarazione e l'eventuale certificazione relativa alle spese, ecco, per le spese sanitarie bisognerà prestare attenzione all'anno di sostentamento della spesa, quindi controllare sugli scontrini se sono stati pagati nel 2013 oppure nel 2014. E, e, e la presenza del codice fiscale su tutta la certificazione che viene presentata. In ogni caso ovviamente i nostri uffici poi assisteranno i contribuenti nei corretti adempimenti, quindi verificheranno attraverso la lettura della documentazione eh, la correttezza da esporre in dichiarazione dei redditi. E per i modelli RED invece eh, vale più o meno la stessa cosa, quindi sempre possono essere consegnati in un CAF assieme a una fotocopia del codice fiscale, fotocopia della carta d'identità e tutti eh, i documenti di attestazione poi, eh, dei redditi percepiti. Sono le 18.55, allora eh, noi chiudiamo. Io ringrazio Vincenzo Vita per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, buonasera. L'incontro con la Cisle ritorna lunedì prossimo. Paolo Zani, parleremo di pensioni. Buonasera.